In questo episodio di Calisthenics in pillole, il primo dopo la pausa estiva, volevo parlare dell'allenamento della parte bassa del corpo, le gambe, senza però andare a vedere i soliti esercizi di squat, pistol squat, eccetera, ma proponendo esercizi diversi, diciamo esercizi più atletici, tra virgolette. Andiamo a vedere quali sono. Abbiamo visto quindi il salto in alto, che nel video è rappresentato come un jump squat con le ginocchia al petto, come un salto in alto con le ginocchia al petto, perché non avevo un box, non avevo un riferimento. Se ne avete la possibilità, usate un box che sia di 80 cm, 100, 120, in base alle vostre capacità atletiche. Abbiamo il salto in lungo da fermo con due gambe, il salto in lungo con una gamba sola. Brevi scatti che possono essere anche qui in base anche alla vostra preparazione atletica, 40, 50 metri, 30, 100 metri, dipende anche dal vostro allenamento e man mano ovviamente potete migliorare, potete. Diciamo che questi esercizi sono tutti esercizi con un tempo sotto tensione limitato, quindi che sia lo scatto, che sia il salto, eccetera. E segue, diciamo, la logica che un miglioramento della performance porta di conseguenza anche a un miglioramento delle estetiche, diciamo che ragioniamo sempre in quest'ottica qui. Quindi se il vostro fine è l'ipertrofia, lo squat con bilanciere rimane ovviamente l'esercizio più indicato, però anche a corpo libero con questi esercizi si possono ottenere sicuramente ottimi risultati.